Un bilancio pesantissimo quello che ha lasciato dietro di sé l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito le zone interne della Val Pescara. Incendi e danni sono stati riscontrati nei comuni di Cipagatti e Rosciano. A Cipagatti la più colpita è stata la zona di Villarea, intere coltivazioni andate perse, ma anche i tetti di case spiazzati via dalla furia della tromba d'aria. Stesse problematiche anche a Rosciano con il sindaco Alberto Secamiglio che parla di uno scenario mai visto nel suo comune. Sì, diciamo che forse è la prima volta che succede un evento di questo tipo qui da noi. Fino ad oggi credo non era mai successo, di una violenza, di una continuità, di una forza così importante. Sì, abitazioni qualcuno, perché qualcuno è stato interessato da caduta di alberi, di qualche palo dell'Enel che è caduto su delle case, sulle strade, allagamenti. Ma diciamo il danno maggiore, il danno principale che sicuramente porterà dei danni economici importanti riguarda l'agricoltura, perché qui a Rosciano abbiamo delle vigne e degli uliveti secolari, delle cantine importantissime, e poi abbiamo delle produzioni di ortaggi, di frutta, che insomma è risaputo da tantissimi anni che Rosciano e Villa Oliveti era la produzione, dava la produzione più importante sulla Val Pescara. Questo diciamo che tutta la parte che riguarda la facciata di Rosciano, dei territori che riguarda sul fiume Pescara, è stato quasi azzerato completamente.